Noi italiani abbiamo più di 300.000 cognomi, e naturalmente sono quelli che ricorrono più spesso, come quelli dei calciatori o come quelli dei politici. Allora, vediamo un po', perché ogni cognome poi ha una sua storia, si possono dire veramente tante cose. Prendiamo per esempio qualche politico così di cui si parla in questi giorni. Per esempio il cognome Bersani, ecco, il cognome Bersani è una variante di Bresciani. Cognome Emiliano, ma che indica chi veniva da Brescia, sono tantissimi cognomi che indicano appunto provenienza. Il cognome Monti si direbbe, ma chi viene dal monte? Sì, però intanto il monte poteva essere un qualsiasi toponimo diffuso in Italia, ma potrebbe essere anche un nome germanico, tipo Raimondo, che è diventato Mondo e poi è diventato Monte perché era una parola, una voce più familiare, oppure può essere l'accorciamento di un nome medievale, dell'epica cavalleresca, tipo Fieramonte, eccetera. Poi abbiamo Berlusconi, ecco, Berlusconi è un cognome tipicamente lombardo, del Comasco. Tanto è vero, che è un cognome letterario. Qualcuno di voi conoscerà sicuramente la stanza del vescovo di Piero Chiara, un famoso romanzo, ma il vescovo era un Berlusconi, Arimanno Berlusconi. Anche in Gadda, nella Dalgisa di Gadda, c'è una famiglia Berlusconi. Quindi cognome lombardo, ma di origine germanica. Ber è una parola che si collega alla luce e lusk è lo stesso che troviamo nel latino luscus e in italiano losco, quindi vuol dire persona losca, questo naturalmente senza nessuna valutazione politica, è semplicemente un fatto linguistico, quindi vuol dire il losco poi era quello che guardava un po' di traverso, quindi tutto sommato Berlusconi vuol dire corrisponde al cognome Guercioni, Guerzoni, ciechi, come sono i cognomi sordi, muti, eccetera. Quanto al cognome Grillo vuol dire proprio Grillo. Però pensiamo per esempio al Rospo, perché una persona può essere soprannominata Rospo? Può essere soprannominata Rospo per mille ragioni, perché ha un corpo grosso e flaccido, perché emette un certo rumore, perché ha magari la pappagorgia, la gola tipica del Rospo, oppure perché si è mangiato un Rospo e ne ha parlato agli amici, ma i soprannomi nascono in mille modi. Quindi possiamo anche provare a immaginare quale sia l'origine del soprannome Grillo che poi nel tempo si è fissato, è diventato un cognome ben diffuso in quasi tutta l'Italia.